La verità è che oggi ho registrato tipo 4 video e sì, li registro tutti insieme quando mi gira. Oggi sono felice, domani probabilmente tornerà la depressione e non vorrò farne per ulteriori 3 mesi. Vorrei che fosse una battuta, ma non è così. Cioè, sono seria. Infatti, come vedete, c'ho il costume della foto di oggi, i leggings che vedete nel video di domani che riguarda il body shaming e Camila Cabello, e uscirà alle 3:30 su YouTube, e una camicia ciancicata che ho appena trovato nell'armadio e che non mettevo da 20 anni. Prima di passare alla recensione del film, specifico anche che se io mi vesto come mi pare, cosa giustissima, e faccio video anche in bikini o foto in bikini per farvi sentire più e per sentirmi più. Questo non vuol dire che io voglia essere rimorchiata da certi 58enni che mi mandano tipo 20 messaggi al giorno. Allora, non pretendo di essere cagata da chiunque, però se stai guardando questo video, ti prego, ascoltalo, commenta, lascia un commentino, qualcosa che mi incoraggi a non smettere di nuovo di fare video e dammi una mano. Volevo recensire Old, il nuovo film di Shyamalan, M. Night Shyamalan, che è uscito al cinema qualche giorno fa, manco mi ricordo quando, oggi non so neanche che giorno sia oggi. Comunque l'altro ieri sono andata a vederlo al cinema con delle aspettative enormi perché dovete sapere che Shyamalan è il mio sceneggiatore e regista preferito, infatti ho visto tutta la sua trilogia, Unbreakable con Bruce Willis, Split con James McAvoy, Glass con Samuel L. Jackson che è anche in Unbreakable. Ve le consiglio. Io vi consiglio questi film, tra l'altro Split è il mio preferito, il mio secondo film preferito è Unbreakable, e veramente un qualcosa di straordinario. E ve li consiglio se non li avete ancora visti, magari se volete poi vi faccio una recensione anche riguardo la trilogia, che veramente adoro. Si tratta di una trilogia di supereroi, però diciamo più simili a noi. Poi ho visto Servant, di cui deve ancora uscire la terza stagione, vabbè, lui è regista anche del Sesto Senso, Wayward Pines, che invece è stata cancellata, e mo' mi ricollego un po' anche a Old. Io vi dico la verità, a me Old ha deluso abbastanza. Cioè, diciamo che il senso. Ah, non so se tu l'abbia visto, tu che stai guardando questo video. Facciamo che quando inizio con gli spoiler, vi dico da adesso cominciano gli spoiler. Per ora potete ascoltare tutti, e in modo tale che possiate capire se andare al cinema a vederlo o meno. Questo è il mio pensiero, eh. Però vi dico che mi ha scritto anche tanta altra gente che l'ha visto e a cui è piaciuto. A me in realtà non è piaciuto perché lo trovo strambo. Si tratta di un thriller horror, ma diciamo più thriller. Dovete sapere che i punti di forza di Shyamalan sono prevalentemente due, ovvero uno, i suoi film sono quasi sempre low budget. Low budget poi si fa pedì perché io non mi potrei permettere cose del genere e neanche voi probabilmente che state guardando, però diciamo low budget rispetto ad altri horror. Lui riesce a fare horror senza spendere troppo, cioè rispetto a tutti gli altri film. Infatti la sua produzione è la Blumhouse, che è una produzione che appunto si dedica a horror low budget, l'ho detto già 40 volte. La seconda caratteristica di Shyamalan è il fatto che lui riesce a, o almeno è sempre riuscito a inquietare senza farvi vedere materialmente, visivamente il pericolo, molto spesso. Cioè lui non lo fa vedere, ti fa sentire la presenza, ma non ti fa vedere sangue, splatter. Insomma, i suoi sono film e serie che creano dinamiche importanti e dinamiche inquietanti, però che non ti fanno mai trovare faccia a faccia col cattivo nel vero senso della parola. Cioè i suoi cattivi sono sempre ambivalenti, hanno sempre due poli, sono sia cattivi che buoni. Devi capire col trascorrere della storia se per loro c'è speranza di migliorare, di una redenzione, oppure se rimarranno sempre cattivi. Allora, fino a qua spero di avervi convinto a guardare i film di Shyamalan perché vi ripeto che ne vale la pena, nonostante a me Old non sia piaciuto. Diciamo che da Wayward Pines io ho capito che Shyamalan ha un'ossessione per le relazioni strambe, ambigue e molto spesso gli incesti. Infatti, in Wayward Pines, che è una serie per cui io avevo aspettative altissime, alla fine ci ha messo in mezzo un incesto che non c'entrava un cazzo con tutto il resto della storia, e infatti la serie è stata cancellata. Old è un film
in cui delle persone che fatalità lavorano tutte in ospedale oppure hanno delle malattie si trovano su un'isola apparentemente paradisiaca e devono sconfiggere un qualcosa che non permette loro di andare via. Questo qualcosa che non gli permette di andare via è quel fattore visibile e invisibile che è sempre presente nei film di Shyamalan, cioè quel cattivo che sentiamo ma non vediamo e nonostante non lo vediamo ci inquieta da morire. Però in questo caso non ho sentito questa grande inquietudine perché il cattivo veniva rappresentato in Old soltanto con dei tremolii, con degli svenimenti, cioè la camera che faceva così. Tra l'altro ci sono dei primissimi piani che non so come li abbiano fatti, studiati, perché non mi piacciono per nulla, cioè primi piani, primissimi piani. Che veramente pare che uno ha starnutito e la camera gli è andata per sbaglio sull'occhio di qualcun altro, cioè non me li spiego, secondo me non sono neanche funzionali alla storia e parlo da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda la fotografia, molto fatta bene, i colori molto buoni, cioè la color correction c'era, era ben visibile, era tutto tendente all'azzurro, ripeto, tutto paradisiaco. Che poi Shyamalan gioca molto sui colori, e lo capirete magari anche vedendo la trilogia di Unbreakable Split e Glass, soprattutto in Glass. Perché ogni supereroe ha il suo colore, diciamo, rappresentato da un colore. Ogni volta che entriamo nell'ambiente di un supereroe, che poi i suoi supereroi sono sia supereroi che cattivi. Quindi, ripeto, è tutta una ambivalenza. Non c'è il buono assoluto, non c'è il cattivo assoluto. Ci sono dei motivi dietro la cattiveria in tutte le sue storie. Comunque, se volete che io vi parli meglio anche di questa trilogia, se volete, vi prego, scrivetelo nei commenti e poi vi pubblico un altro video in cui ne parlo. E niente, non ho sentito questa grande presenza Non l'ho sentita. Non l'ho proprio sentita. Tra l'altro nel film c'è anche un tributo, diciamo, a Scarface. C'è un personaggio delirante che inizia a parlare dei film e poi accoltella la guancia di uno. Non parliamo degli effetti speciali totalmente orribili, che poi io dico orribili, ma io non li saprei fare, ve lo dico. Io studio cinema, ma a me piace scrivere, dirige. Non saprei mai fare effetti speciali. Però da una persona come lui, che ha sempre fatto film low budget vuol dire che spendi poco, no? In questo caso si nota che non ha badato a spese, nel senso ci sono ambienti più grandi, c'è una maggiore libertà visiva, si vede che ha speso, però perché ha speso? Cioè perché spendere sull'ambiente? Perché spendere sul complesso, su come vedo io le cose visivamente? E poi mi fai, a parte certi effetti speciali che... Cioè, avrei preferito che avesse magari girato un horror in una stanza, cosa che tra l'altro ha già fatto, in una piccola stanza, ma che però ci avesse messo degli effetti più d'effetto, appunto, effetti d'effetto. Cioè, delle cicatrici che si riemarginano veramente brutte, cioè io devo avere la sensazione che siano cose vere. Io quando guardo un film, da quanto sto parlando? Io devo avere la sensazione che le cicatrici siano vere, che le ferite siano vere, e invece non ce l'ho avuta. Poi c'è stato un momento, il momento finale, che poi io vi sto a dire, a me non mi è piaciuto, ok? Però una cosa che mi hanno insegnato a scuola è che non esiste il bello e il brutto nel cinema, o almeno se tu ti fermi a dire è bello e brutto, sei ignorante. Devi motivare il tuo parere senza deridere e senza calpestare l'altro. Cioè, io vi sto a dire quello che penso, ma non vuol dire che Shyamalan faccia schifo, faccia cose da schifo. No, rimane il mio preferito. Però vedo che traballa. Cioè, quando la gente guadagna, pensa al troppo e perde le sue qualità. Se la sua qualità è quella di fare film non troppo impegnativi da un punto di vista tecnico, ma con una storia che è veramente assurda, allucinante, che ti deve piacere per forza. Io sarei rimasta su quella linea d'onda. Oltre alla morale, alla metafora, il tempo è breve, prima o poi invecchieremo tutti e moriremo. Quindi, allerta spoiler, quindi attenti. Prima o poi invecchieremo tutti e moriremo, quindi è meglio godersi l'attimo. Io non ho visto altro di profondo. C'è stato un momento che io ricollego a Wayward Pines e al motivo per cui mi è crollata come serie, e credo motivo per cui l'abbiano cancellata.
La voglia malata di mettere delle relazioni assurde e impensabili, amorose, relazioni amorose, nei suoi film. In Wayward Pines c'era un incesto tra madre e figlio. In Old, la cosa che proprio non mi è piaciuta è stato il fatto che i bambini, quando diventano più grandi, sto parlando con voi che l'avete visto, ripeto, se non l'hai visto, non vuoi spoiler, chiudi il video. I bambini crescono e iniziano tutti a dire la stessa cosa, ovvero ho i pensieri più colorati, faccio pensieri strani più colorati, cioè che lì te deve venire per forza da pensare male. Se una prima volta, quando il primo bambino l'ha detto, non ho pensato male, la seconda ci ho avuto la conferma di dover pensare male, perché praticamente due bambini che inizialmente avevano 6 anni si sono ritrovati in tenda insieme e hanno fatto un figlio. È vero che erano invecchiati, però la cosa che proprio non mi torna. Questi due bambini sono cresciuti di tipo 6 anni, sono andati in tenda e hanno fatto sto bambino. Cioè, questa Cara si chiama, mi sembra, sta ragazzina, la vedi che esce dalla tenda ed è incinta. Quando i genitori chiedono loro spiegazioni, loro sono tipo sbigottiti, fanno tipo: che abbiamo fatto? Abbiamo solo giocato. No, ma non mi sono resa conto. Abbiamo solo giocato. Cioè, se tu mi dici questo, vuol dire che i due personaggi, nonostante siano cresciuti fisicamente, non hanno raggiunto una maturità mentale da sapere cosa sia il sesso. Cioè, l'hanno fatto per curiosità, ma non sanno cosa sia. Invece, dall'attimo dopo, vediamo una crescita morale dei personaggi che dicono: ah, adesso io e non ricordo il nome avremo un bambino. Io non voglio perdere il bambino. E lui che dice alla ragazza: io ti sposerò, io voglio stare per sempre con te, io non voglio il divorzio, non lo vorrò mai. Cioè, seguitemi, non puoi farmi vedere due persone che prima non sanno cosa sia il sesso, anche se l'hanno fatto, e quindi mi fai capire che non sono cresciute mentalmente, ma è cresciuto un qualcosa dentro di loro che neanche loro riescono a spiegarsi. E poi dopo poco mi fai capire che questi parlano di divorzio, di avere un bambino, di avere dei figli, di essere per sempre insieme, di voler fare un altro figlio. Non ha senso. Cioè, o mi fai capire che questa crescita avviene sia esteriormente che interiormente, oppure ti perdi. Non so se mi avete seguito, se mi avete capito, però questo è stato il mio pensiero. E ecco perché non mi è piaciuto il film. Non lo consiglierei. È brutto dire che non lo consiglierei, cioè comunque i film vanno visti perché uno deve capire. È brutto perché uno deve sempre vedere film che li reputi belli o brutti per qualsiasi ragione, se devono vedere perché uno deve capire uno i suoi gusti e due cosa voglia fare nella vita. Cioè, se tu fai cinema, vuoi fare cinema, ti può servire anche vedere dei film che non ti piacciono. Perché probabilmente, a parte perché impari anche da quelli, ma poi perché cioè devi capire cosa non vorrai fare nella vita. Quindi vi consiglio comunque di guardare i film, però sinceramente a me mi hanno affilato a Luci Cinema in una sala Hisense, cioè se vi dicono pagate di più per l'Hisense scappate perché è una cosa allucinante, un furto, perché pagate 7,50 euro, vi dicono che sentite, cioè avete più paura, sentite più rumori, quando invece non è cambiato niente, siamo stati sulle poltrone, quelle grigie inutili, che sono pure più scomode di quelle che vengono meno, e basta, questo è quanto, questo era il mio parere. Tra l'altro, alla fine del film c'è la tizia bionda che si contorce tutta, gli si rompono tutti gli arti. Anche quello per me è fatto molto male, pareva una bambola in 3D e non mi è piaciuto per niente. Quindi il mio consiglio, Shyamalan, che non ascolterai mai e che manco parli italiano, è non perdere la tua semplicità. Perché anche Spielberg con lo squalo è riuscito a mettere paura alla gente facendo vedere il cattivo per 6 minuti. E quella era una particolarità. 6 minuti erano? Sì. Una particolarità che non dovevi perdere. Ritrovati. Mo te taggo pure. Ciao.